Grazie signore. Oggi 12 dicembre 2023, onoratissimi di predicare ancora il Vangelo nel mondo. Grazie perché attraverso il mezzo della televisione, signore, tu raggiungi le case delle persone. Però come diciamo sempre e ripetiamo, che da quando il Vangelo entra nella casa attraverso il mezzo della televisione, noi dobbiamo aprire il cuore a Cristo perché Cristo possa entrare nella nostra vita. E quando Cristo entra nella nostra vita, allora Gesù è l'amore nostro più grande, il battito del nostro cuore, la ragione di ogni nostro respiro, è il senso del nostro vivere. Egli è ogni giorno il motivo per cui ci svegliamo e affrontiamo la nostra quotidianità col lavoro, con gli studi, con gli impegni e con tutte le cose che intraprendiamo. Signore, vogliamo pregarti perché questa televisione possa veramente raggiungere gli estremi confini della terra, dove mai uomo ha messo piede, Signore. Ti preghiamo che il Vangelo, come tu ci hai detto, che non verrà la fine se il Vangelo non sarà predicato in tutto il mondo. E noi ti preghiamo perché il Vangelo possa veramente penetrare in ogni casa. Padre d'amore, donaci questa grazia, Signore. E grazie perché siamo qua a lodare e benedire il tuo nome, Signore. Dona forza al fratello Cataldo, Signore, a tutta la sua famiglia, allo staff, Signore. Una provvidenza speciale, Signore, e fa che tutti quanti possano, Signore, essere evangelisti, cioè mettere il cuore per evangelizzare e per trasmettere agli altri la potenza del Vangelo. Come Gesù ha detto, se il figliuolo di Dio vi farà liberi, voi sarete veramente liberi. Che bella notizia! Noi riusciamo a trasmettere attraverso questo mezzo televisivo. Noi ti ringraziamo, Padre Santo, per tutte le ascoltatrici, per tutti gli ascoltatori che non soltanto questa sera, ma anche quando si mettono, Signore, si mettono ad ascoltare la televisione, Signore, sei meraviglioso e sicuramente tu parlerai al loro cuore. Padre Santo, noi ti ringraziamo che la provvidenza e il tuo amore possa scendere copiosamente, Signore, e mettere nel cuore, Signore, tantissima generosità, che ognuno possa dire: io voglio investire per il bene, investire per l'amore, investire per la salvezza delle anime, investire perché i peccatori possono convertirsi a Gesù, ascoltare la parola di Dio, perché la fede viene dall'udire la parola del Signore. Questa è la mia preghiera che ho fatto questa sera, unendomi ai fratelli che hanno pregato prima di me e ancora per quelli che pregheranno dopo, perché Gesù veramente ha un grande esercito, alleluia, di predicatori. E noi lo ringraziamo con tutto il cuore, Padre Santo, grazie, 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 con tutto il cuore, nel nome di Gesù di Nazareth, il Messia, il tuo amatissimo figliuolo, preghiamo. Amen. Alleluia. Così, come ho detto alla regia, alleluia, leggerò prima da Timoteo, da Tito, capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 15. Alleluia, gloria a Dio. Sapete che il Signore mi disse una volta che dovevo, quando più parola di Dio potevo mettere e quando più poche parole mie poteva aggiungere, allora lui mi gradiva di più. Amen. E così da allora, da quando ho ricevuto questa rivelazione, quando più parola di Dio posso dare, più sono felice, alleluia, e più ubbidisco al comando del Signore. Tito, capitolo 2, dal versetto 6, dalla vostra casa potete controllare e potete seguire. Esorto ugualmente i giovani a essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone,
mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, deluso e svergognato, non avendo nulla di male da dire contro di voi, contro di noi. Amen. Esorta i servi ad essere sottomessi ai loro padroni, a compiacergli in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta e onorare in ogni cosa la dottrina di Dio, nostro Salvatore. Alleluia. Infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane. Alleluia, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante, alleluia, nelle opere buone. Parla di queste cose, esorta, riprendi con piena autorità, nessuno ti disprezzi. Così come l'apostolo San Paolo, San Timoteo, alleluia, stava a Efeso, alleluia, e così anche lui ha mandato, l'apostolo San Paolo ha mandato, alleluia, a Tito, al fratello Tito, alleluia, a Creta, perché appunto potessero continuare la predicazione del Vangelo nel mondo intero, perché noi siamo di passaggio, alleluia, oggi è il giorno della grazia, domani potrebbe essere tardi, amen. Potrebbe essere oggi la vigilia, amen, per ognuno di noi, ma noi vogliamo che il Signore dà vita lunga, alleluia, a tutti i servi di Dio, alleluia, come è scritto nella parola del Signore, il primo comandamento con promessa, onora tuo padre e tua madre, e così i tuoi giorni saranno prolungati sulla terra, amen. E quando noi serviamo il Signore, ascoltiamo la voce del Signore, alleluia, ascoltiamo la voce del Signore, alleluia, seguiamo le sue orme, predichiamo il Vangelo, alleluia, e allora i nostri giorni saranno prolungati sulla terra. Così noi, col fratello Cataldo, qualche giorno prima di me, alleluia, siamo passati nella categoria dei forti. Alleluia, perché la scrittura dice per i più forti, nel Salmo 90 si arriva a 70 anni, a 80 anni, ma il limite genetico Dio ha dato all'uomo fino a 120 anni. Alleluia, e sicuramente il Signore continuerà questa opera meravigliosa a predicare il Vangelo nel mondo. Grazie Padre, sei meraviglioso e noi ti benediciamo. Così insegna a Timoteo, a Tito ed anche a noi, che il maestro insegna in quattro maniere. Il pastore, il maestro, come volete che chiamarlo, alleluia, insegna con il Vangelo, con la parola di Dio, poi insegna con lo sguardo, poi insegna con il tatto, alleluia, e poi soprattutto insegna con l'esempio. Amen. Allora tu mi dici una cosa? E qualcuno ha scritto e io la dimentico, alleluia, me la ripeti e io la imparo, alleluia. Poi la metti in pratica, cioè mi dai l'esempio, alleluia, ed io ti seguo. Ecco, è meraviglioso questo fatto, io lo imparo per seguirti. E allora gli insegnanti, alleluia, devono dare il buon esempio, i pastori il buon esempio, apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori, amen. Quello che Gesù, alleluia, i ministeri che il Signore ha dato al suo popolo, alleluia, soprattutto il buon esempio. Ricordatevi sempre queste parole, così ci spiega l'apostolo, come abbiamo letto in Tito. Alleluia,
E anche in Timoteo poi andremo a leggere questo. Alleluia. Poiché dunque, poi una cosa molto importante, dice nel capitolo 8, dal versetto 30, nel Vangelo di Giovanni, alleluia, lo voglio anche leggere, per voi tutti che siete a casa e per me, alleluia, sempre devo leggere, perché la scrittura dice che la Torah significa anche ripetizione. Leggere ad alta voce, alleluia. Anche questo significa, perché la musicalità della parola deve entrare attraverso il senso dell'udito nella nostra mente, poi dalla nostra mente deve scendere nel nostro cuore. Quando apriamo il cuore a Cristo, la scrittura dice: la fede viene dalla parola di Cristo. Amen. E così nasce fede nel tuo cuore, cara sorella che stai ascoltando la televisione, caro fratello che stai ascoltando la televisione. Alleluia. Capitolo 8, dal versetto 30. Alleluia. Del Vangelo di San Giovanni. Leggo. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. E può darsi che questa sera sia proprio la serata buona anche per te. Mentre che Gesù ti trasmette il Vangelo, alleluia, tu possa aprire il cuore a Cristo e sarà un giorno meraviglioso per te, alleluia, non lo dimenticherai mai più in tutta la vita, alleluia, perché nascerai di nuovo, sarai una nuova creatura, non sarai più la stessa, non sarai più lo stesso. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Amen. Alleluia. Ed è veramente meraviglioso. Essi gli risposero: non, noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. È una bugia, perché erano stati schiavi in Egitto, schiavi in Babilonia, schiavi in Assiria. Amen. E poi ancora schiavo dei Romani. Quando Gesù stava là, alleluia, a predicare il Vangelo, alleluia. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi? Dissero a Gesù. Gesù a questo punto risponde loro: in verità vi dico che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figliuolo di Dio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Alleluia. Ed è veramente meraviglioso. Allora Gesù è quello che è venuto nel mondo, si è fatto uomo da Dio che era, mise da parte la divinità per 33 anni e come vero uomo nacque come tutti i bambini del mondo. Alleluia. Fra poco si festeggia il compleanno di Gesù. Alleluia. E allora, come tutti i bambini del mondo, poi è cresciuto, ha predicato a 12 anni, ha parlato con i dottori. Maria e Giuseppe lo perdettero per 3 giorni di cammino. Alleluia. Con la comitiva, stettero con la comitiva, si credevano che Gesù stava con la comitiva. Invece Gesù non era con la comitiva e quando lo hanno cercato non l'hanno trovato. Immaginatevi il dolore di Giuseppe, il dolore di Maria, immaginatevi. E allora, quando perdiamo una cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ritornare indietro per vedere la strada che abbiamo fatto, l'ultimo percorso che abbiamo fatto. E così andarono un'altra volta a Gerusalemme e trovarono Gesù in mezzo ai dottori che faceva le domande, gli dava delle risposte all'età di 12 anni, alleluia, perché Gesù Cristo è vero uomo. È vero Dio, come vero uomo ha sofferto per noi e come vero Dio, alleluia, ci ha liberati, gloria a Dio, ha raddrizzato i curvi, ha dato la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, la parola ai muti, alleluia, ha annettato i lebbrosi, alleluia, ha risuscitato i morti. E voglio dirvi una cosa, Gesù Cristo è sempre lo stesso. Noi cambiamo di generazione in generazione,
ma Gesù è eterno, alleluia, Cristo è eterno ed è sempre lo stesso, era, è e sarà in eterno, sempre lui, nella distesa dei secoli, attraverso, alleluia, i secoli, attraverso le generazioni, alleluia, come Gesù operava quando, vero uomo, alleluia, che camminava sulla terra della Palestina, della Giudea, alleluia, della Galilea, alleluia, Gesù, alleluia, è importante, alleluia, che Gesù adesso non è limitato, non è limitato il Signore Gesù, alleluia, può stare dappertutto, perciò il Vangelo penetra nelle vostre case. Ed è il momento in cui dobbiamo invocare il Signore, perché è scritto: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Potete controllare. Atti capitolo 2, versetto 21. Alleluia. Romani capitolo 10, alleluia, dal versetto 8 al versetto 13. Alleluia. Ed è meraviglioso il Signore quando noi leggiamo la parola di Dio. Se perseverata, quelli che avevano creduto, Gesù disse: se perseverate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La verità, alleluia, non è quella dei tribunali, amen, che si predica. La verità è una persona. Gesù Cristo è il Signore. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. I predicatori prima di me hanno detto: io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato. Io sono la luce del mondo. Alleluia. Quando apriamo il cuore a Gesù, le tenebre vanno via, come quando entriamo in un appartamento e accendiamo l'interruttore, così nel nostro cuore si accende la luce di Dio. E mentre che entriamo in un appartamento e c'è la luce, vediamo tutte le cose. Gesù, alleluia, ci fa vedere a noi tutte le cose che non piacciono a Lui nel nostro cuore. E così man mano cresceremo, i vizi diventano virtù. Dal buono passeremo al meglio, dal meglio al migliore, dal migliore passeremo all'ottimo, dall'ottimo passeremo all'eccellente e dall'eccellenza passeremo alla perfetta statura dell'uomo in Cristo. Alleluia. Questa è la santificazione. La santificazione è la formazione progressiva del carattere cristiano. Ecco perché Gesù parla a Tito e gli fa capire le cose. Alleluia. E poi è meraviglioso quello che ci parla il Signore, veramente grande. Alleluia. Alleluia. Abbiamo detto che il Signore, lo voglio rileggere un pochettino, è troppo bello questo passaggio, lo dobbiamo proprio imparare a memoria. Esorta, alleluia, ugualmente i giovani ad essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità incorrotta, alleluia, integrità incorrotta, gloria a Dio. Dignità, linguaggio sano, irreprensibile. Alleluia, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di voi. Esorta i servi ad essere sottomessi ai loro padroni, agli operai. Alleluia, manifestare, alleluia, ad essere ubbidienti, a dare buona testimonianza sul lavoro. Se studiamo, dobbiamo studiare per essere migliori degli altri, non per fare la gara, ma soltanto perché siamo figlioli di Dio, per la grazia di Dio. Amen. E Gesù ha detto, i figlioli poi rimangono sempre nella casa, sono sempre i proprietari della casa. Invece lo schiavo, il servo, non sempre rimane nella casa. Come facciamo a diventare figlioli di Dio? La scrittura ce lo dice nel Vangelo di San Giovanni. La vera luce stava venendo nel mondo, capitolo 1, versetto 9. Alleluia. Ebbene,
perché illumina ogni uomo. E poi nel capitolo, versetto 11, è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto, il potere, la possibilità di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da carne, non da volontà di sangue, non da volontà umana, ma sono nati da Dio. Alleluia. Ed ecco, quando hanno detto noi siamo figli di Abramo, Gesù ha detto i servi non rimarranno sempre nella casa, ma i figlioli gli rimarranno sempre. Perciò dobbiamo aprire il cuore, alleluia, al nostro Signore. Non tutti gli Israele, Israele, e non tutti i cristiani sono cristiani. Però quando apriamo il cuore a Cristo, allora Cristo diventa il nostro Redentore, il nostro Signore, colui che ha pagato per noi, e noi non sappiamo più vivere senza di Lui. Amen. Come l'Apostolo Paolo, quando lo incontrò sulle alture del Golan, Gesù risorto, gli disse: Saulo, Saulo, perché ci perseguiti? Chi sei, Signore? Amen. E Gesù rispose: Ani, Yeshua, Hamashia, mi Nazaret. Wow, cosa vuoi, Signore, cosa vuoi che io faccia? E quel momento l'Apostolo San Paolo, da Saulo da Tarso, è diventato poi l'Apostolo intrepido, l'Evangelista, alleluia, ha portato l'Evangelo dappertutto e poi ha educato gli altri veramente a comprendere il Vangelo. E noi lo vogliamo benedire il Signore, perché si crea questi uomini coraggiosi che non temono nemmeno la morte. E come i primi cristiani, vi ricordate? I primi cristiani erano insieme ebrei e cristiani, missi insieme, cristiani, cioè gentili ed ebrei. Alleluia, insieme hanno sofferto, insieme hanno avuto le persecuzioni, insieme hanno perso le proprietà, come dice la lettera agli ebrei, avendo accettato con allegrezza la ruberia dei vostri beni. Amen. Ma il Signore però ha detto: la vostra fatica non è vana nel Signore. Perciò dobbiamo sempre ringraziare il Signore e dobbiamo sempre benedire il Signore, che ci tiene qua a glorificare, a benedire il nome del Signore, e noi lo vogliamo fare con tutta la nostra vita, anche se non siamo perfetti, però l'importante è che siamo sinceri e sinceramente vi trasmettiamo il Vangelo, la buona notizia. Gesù Cristo vuole liberare, vuole guarire, vuole salvare e soprattutto ci vuole santificare. Alleluia. Puoi diventare evangelista se vuoi, anche stando nel letto di invernità. Alleluia. Quando pensi, aspetti, io voglio collaborare con la televisione. Allora scriverai: alleluia, fratello Cataldo, alleluia, allo staff della televisione, e dire: io voglio partecipare a predicare il Vangelo nel mondo, perché un'anima salvata vale più di tutto il mondo intero che perisce. Ed è veramente la realtà, l'ha detto Gesù, come dice il Salmo 49. Che cosa può dare l'uomo in cambio della sua anima? Il prezzo è troppo alto e non è mai possibile pagare. Alleluia. Ma Gesù Cristo è venuto e ha pagato lui per noi. Ci ha comprati, non con oro, non con argento, ma con il suo preziosissimo sangue. Alleluia. E non soltanto. E non soltanto ci ha lavati, ci ha purificati, ci ha imbiancati, egli ci ha anche perdonati. Come dice l'Evangelista San Giovanni, alleluia, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Alleluia. E dopo, alleluia, sia vera per noi la beatitudine, saremo beati. Come Gesù dice: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Come facciamo ad essere puri di cuore che se il nostro cuore non è puro? Allora abbiamo bisogno di essere purificati, di essere imbiancati, di essere trasformati. E questa è tutta opera della parola di Dio, della potenza della parola di Dio, della potenza dello Spirito Santo, che con tanta pazienza
Alleluia, con un'infinita pazienza ci insegna, ci informa e poi ci ripete la lezione quando non l'abbiamo ancora compreso. Amen. E poi quando abbiamo compreso la lezione, sapete una cosa bella? Ci dona la forza per mettere in pratica la parola di Dio. Ecco perché predichiamo il Vangelo, perché il Signore ci ha scelti, alleluia, ci ha chiamati. Appunto per questo, perché l'uomo non può ricevere nulla, alleluia, se non scende dal cielo. Ogni dono perfetto, alleluia, discende dal Padre degli astri luminosi. Come ha detto il fratello, noi possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome anche dentro di me, nella mia famiglia, Signore, fa che io possa santificare il tuo nome. Certo, se faccio il bravo non è che tu diventi più santo. E se faccio il cattivo, dice Timoteo, dice Giobbe, perdonatemi, allora dice Giobbe, non è che Dio diminuisce di santità, Dio è santo per eccellenza. Alleluia, Gesù Cristo è santo, alleluia, e con la sua santità ci santifica a noi. Come è scritto nel capitolo 1 della prima lettera ai Corinzi, versetto 30. Gesù Cristo è stato fatto da Dio, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Vuoi la salvezza? Vuoi la guarigione? Vuoi la santificazione? Vuoi la redenzione? Tutto trovi in Gesù. Perciò è importante aprire il cuore a Cristo. Alleluia. Apriamo il cuore a Cristo, Signore Gesù. Io ti apro il mio cuore, ti chiedo perdono per tutti i miei peccati. Scusami, Signore, adesso ho compreso che devo darti il mio cuore, io te lo dono questa sera. E fa che quest'oggi io inizio il cammino di conversione e di fede e tu mi farai crescere, Signore, nella santificazione e mi porterai nel cielo, come hai detto agli apostoli. Quando tu gli dicesti dovevi sacrificarti, loro diventarono tutti tristi e tu gli dicesti: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio ed abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se non fosse stato così, vi avrei detto forse che vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Che bella promessa ci ha fatto il Signore! Che grande desiderio infinito questo desiderio che ha, portarci con Lui. E com'è possibile? Soltanto aprendo il cuore a Cristo e ricevendolo come nostro Redentore, come nostro Salvatore, come nostro Signore. Alleluia! Alleluia, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore ed avrai creduto con il cuore, alleluia, che è risorto dai morti, allora sarai salvato. Infatti, come Dio ha risuscitato il Signore, così nella stessa maniera risusciterà anche noi. Come dice il Signore, io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche morto vivrà. Wow! Che promessa è questa? Che parola di Dio meravigliosa è questa? Noi la dobbiamo afferrare, la dobbiamo prendere, alleluia, come una spada la dobbiamo prendere e poi la dobbiamo, alleluia, regalare agli altri. Amen. Il Signore vi benedica, in pienezza vi benedica il Signore e il progetto di Dio si avveri per ciascuno di voi. E sarete liberati, guariti, salvati, perdonati e santificati. Questo è il volere di Dio. Amen. Dio vi benedica. Shalom di cuore.